Signore e signori soci e non soci, buonasera e ben collegati a questo primo webinar del mese di marzo. Tutti si domanderanno perché abbiamo voluto questo evento in questo particolare momento di grande incertezza e di confusione. Perché? Molto semplice, perché dobbiamo pensare che usciremo, anche se con fatica, da questa situazione. E quando usciremo dal tunnel, la voglia di ripresa sarà grande e il turismo ripartirà. E quindi non dobbiamo farci cogliere impreparati. Dobbiamo essere pronti e, anche se molto provati e mal supportati dal punto di vista economico, anzi addirittura abbandonati, in quanto un enorme numero di strutture che operano senza partita IVA e che sono il cardine delle attività extralberghiere sono state letteralmente ignorate. Una cosa però fatemi dire, è nato con il nuovo governo, è avvenuto per la prima volta dopo anni e anni di assenza, abbiamo finalmente il Ministero del Turismo. Possiamo dire che anche noi di AMBA abbiamo più volte nelle commissioni parlamentari dato il nostro assenso perché nascesse questo ministero. Ora finalmente possiamo avere un punto di riferimento a cui rivolgerti e far pervenire la nostra voce, ma non solo la nostra, ma quella di tutto il comparto dell'est alberghiero, unito in un grande progetto federativo a cui stiamo lavorando da mesi. Gli oratori che interverranno fra poco sono ansiosi di far sentire la loro voce, quindi passo la parola alla dottoressa Diraco di Enit, che ringrazio per la sua partecipazione e che spero ci dia delle indicazioni abbastanza rassicuranti sulle previsioni di ripresa. A lei, dottoressa, ci faccia vedere qualcosa. Grazie, grazie. Grazie, dottor Gherardi. Allora io parto subito con la condivisione dello schermo, così che andiamo subito al dunque. Allora, quali sono gli scenari in atto? Voi come sapete ormai insomma già siamo in contatto da un bel po', quindi avete visto che noi realizziamo questo bollettino proprio per mettere tutti gli operatori a conoscenza di quella che è la situazione attuale del mercato. Questo che vi faccio vedere adesso è un'anteprima, questo bollettino ancora non è stato pubblicato, quindi però insomma, mi faceva piacere ragionare direttamente con voi su quelli che sono gli scenari che abbiamo in corso. Ora, in questi che vedrete adesso ci sono chiaramente i saldi del 2020 che ci mettono ancora un po' paura, nonostante li abbiamo già provati sulla pelle, ma ci sono anche gli scenari, diciamo, possibili, no? Da quelli di base a quelli meglio peggio, come si dice, fino al 2024. Bene. Allora è chiaro che abbiamo visto una chiusura del 2020 che in termini complessivi di arrivi totali, quindi domestici più internazionali che pernottano, chiaramente, quindi abbiamo avuto una perdita del 55% di arrivi pernottanti, che vuol dire 63 milioni di arrivi totali in meno. Questo è chiaro che ci ha segnato profondamente, ma già nel 2021 le indicazioni che compatibilmente con tutte quelle che sono i piani vaccinali, non solo italiani ma anche internazionali, ci lascia intravedere è di ancora un calo ma più contenuto. Quindi vedremo che per il 2021 il trend generale prevede ancora un calo di circa 39 milioni di arrivi pernottanti e quindi un ulteriore calo del 34%. Cosa ci dicono i dati? Complessivamente il recupero avverrà nel 2023, quando riusciremo a realizzare circa un più 4% in termini di circa più 3% in termini di arrivi totali, che vuol dire circa 4 milioni di arrivi, quindi tornando sopra i livelli del 2019. Questo è il dato complessivo. Quello che ci rassicura un po' è che per quanto riguarda la spesa, già nel 2022, come vedete, abbiamo già dei primi segnali. Abbiamo dei primi segnali che vedono un'entrata di 2 miliardi di euro dal turismo internazionale. Siamo ancora poco, però siamo sopra i livelli del 2019, e di circa 13 miliardi per quello che riguarda il turismo interno. Quindi, diciamo, questo è un dato che ci può consolare. Sempre considerando che i pernottamenti saranno ancora in calo.
Vedete, qui abbiamo il valore. Quali sono i dati che ci porteranno nel 2022 a vedere un pochino di luce? Sicuramente l'incidenza del turismo domestico. Come vedete qui, abbiamo circa quei 4 milioni di arrivi in positivo, mentre il turismo internazionale sarà ancora in calo. Questo però ci consente comunque di avere dei dati, diciamo, sul 2022 già di respiro, mentre ancora per il 2021, come vedete, avremo un saldo, almeno al momento, con quelle che sono le previsioni che possiamo fare oggi, di perdita di 29 milioni di arrivi internazionali e di 9 milioni di arrivi domestici. Per quanto riguarda la spesa internazionale, come dicevamo, quindi dovremo aspettare il 2023, in cui appunto diciamo, il recupero sarà diciamo, più o meno in pari col 2019, mentre per quanto riguarda i pernottamenti ancora non raggiungeremo i livelli del 2019. Questo vuol dire che solo alcune tipologie di turisti cominceranno a tornare. Se andiamo a vedere invece il turismo domestico, questo ci rassicura. Ecco qui infatti che anche nello scenario di base, che è quello blu scuro, abbiamo una previsione di spesa del turismo domestico, quindi italiano, pari a 10,5 miliardi di euro previsti per il 2022, che vuol dire in termini di pernottamenti circa 11 milioni di pernottamenti. Ecco. Quindi diciamo, il saldo ci dà, mentre per il 2021 abbiamo ancora da tirare un po' la cinghia, purtroppo, perché abbiamo ancora una previsione negativa, quindi meno 25,8 miliardi di euro con meno 27 milioni di pernottamenti. Per il 2022 invece abbiamo già una ripresa. Calcolate che l'anno scorso la ripresa era prevista per il 2023, quindi diciamo che l'avvio di tutte le campagne vaccinali in Italia e anche all'estero ci ha concesso degli scenari un po' più positivi. Quello che vediamo è che chiaramente si tratta di un dato che riguarda tutta, diciamo, tutte le destinazioni e tutte le aree del paese, e questo perché chiaramente è relativo alla diversa incidenza che si ha nelle varie aree di prodotto. Quindi è chiaro che i maggiori impatti ce l'avremo sulla costa e sulle città dove il turismo internazionale è più incisivo. Ecco, come dicevo, purtroppo si tratta di scenari condivisi da tutto il mercato turistico. Se guardiamo nel confronto europeo, per l'Italia diciamo, il contesto di quest'anno, quindi a breve, nel 2021, ci dà un meno 45% di pernottamenti internazionali, ma se guardiamo il dato dell'Europa dell'Est è addirittura peggiore perché è meno 48%, quello dei paesi emergenti è meno 52%, quindi tutto sommato rimaniamo in asse con il dato totale, anzi un pochino meglio. Perché? Perché noi abbiamo anche tutto un mercato che si muove diversamente, si muove in maniera individuale, si muove in macchina, quindi magari arriva, magari sicuramente in maniera un po' più complicata di quello che succedeva prima, però qualcosa riusciamo sempre a portare a casa, a differenza di altri paesi. Ecco infatti che se guardiamo anche il confronto col totale Europa, il totale Europa ci dà un meno 49%, mentre per l'Italia abbiamo il meno 45%, addirittura per il totale mondo abbiamo un meno 57%. Quindi quest'anno sarà ancora un anno di sofferenza per tutti, quindi non solo per noi, ma anche in Europa e nel resto del mondo. Se andiamo a vedere proprio per il 2021, il confronto con i nostri competitor diretti ci fa vedere che più o meno siamo tutti in linea, con qualche differenza. Sicuramente l'Italia andrà un po' meglio che non la Croazia e il Portogallo, dove invece registriamo meno 46 o meno 48. Andremo assolutamente in linea con la Spagna, che è il nostro principale competitor, fa meno 45. Perché? Perché come noi sono fortemente legati al turismo internazionale, anzi più di noi. E diciamo in linea, ma un po' peggio di Grecia che fa meno 44 e di Francia che fa meno 42. Quindi, come vedete, gli scenari sono molto simili anche per i nostri competitor diretti. E quali sono le situazioni? Adesso quella che vi ho portato anche qui è un'anticipazione, perché sono i dati relativi alle informazioni che ci mandano dalle nostre sedi estere. Voi sapete che l'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, ha 28 sedi estere in 21 paesi appunto nel mondo. E questo ci consente di avere sempre uno sguardo, una finestra su
tutto il resto del mondo, di quello che succede. Quindi vediamo che in Giappone, per esempio, dal 1 marzo è stato revocato lo stato di emergenza in 6 prefetture su 10, quindi comunque in maniera molto diffusa. Però anche qui chiaramente ci sono delle difficoltà. Per esempio, la Kinzetsu, che è la società ferroviaria, ha un taglio di circa 600 persone, quindi è in crisi, è un gruppo in crisi, così come la Japan Airlines ha previsto un taglio nelle assunzioni 2022. Però comunque ci sono altri movimenti che diciamo, fanno vedere un piccolo passo di ripartenza. Anche migliore la situazione in Cina, dove ci sarà chiaramente una forte ripresa del turismo domestico. È chiaro che noi stiamo parlando di mercati che sono lontani, mercati che sono anche grandi per quanto riguarda la Cina e che quindi hanno la capacità non solo di rimanere a fare vacanza nel proprio paese con tante possibilità, ma anche di rimanere comunque nell'ambito asiatico. E questo chiaramente va a sfavore delle nostre destinazioni, dove la crescita del mercato cinese, come ci ricordiamo, nel 2019 era doppia cifra. Quindi, però, ecco, sicuramente è un mercato che è ripartito. Ma tutte queste informazioni chiaramente le mettiamo a disposizione, così avete modo di vederle con calma. Però, per esempio, durante proprio questo festival di primavera che si sta, diciamo, che si è tenuto adesso, che si sta tenendo adesso, in realtà la spesa per le vacanze ha superato del più 5% i livelli del 2019, quindi il loro recupero è già arrivato, con, vedete, un aumento delle prenotazioni per le attrazioni turistiche del più 105%, quindi stiamo parlando veramente di una ripresa abbastanza sostanziale. Ciò non succede per esempio sul mercato canadese. Il mercato canadese ancora restano in vigore diciamo, i moniti per i divieti per gli spostamenti non essenziali all'estero. Quindi questo in realtà poi prevede tutta una serie di meccanismi come da noi, di quarantena, di autoisolamento, per cui diciamo che l'unico segnale di apertura è questo legato all'introduzione del passaporto sanitario, sul quale, come sapete, ci sono grandissime discussioni. Perché ci sono paesi che sono favorevoli, paesi che non sono favorevoli, alcune organizzazioni mondiali lo contrastano, altre lo favoriscono, quindi diciamo che è ancora un tema tutto da dibattere. Per quanto riguarda l'Australia, anche in Australia il periodo di emergenza è ancora stato prorogato addirittura fino a giugno, quindi siamo ancora in chiusura, per cui da questo mercato non possiamo aspettarci ancora un'apertura verso le nostre future, si spera, destinazioni. Però è chiaro che la domanda è, come un po' in tutti i paesi, vedremo. Già pronta a ripartire, nel senso che sono tutti favorevoli, però sempre in totale sicurezza, quindi un profilo sanitario condiviso, c'è cioè la possibilità di garantire che non ci siano anche restrizioni legate anche alla quarantena, no? Per quanto riguarda la Russia, ecco, i russi nel 2020 hanno effettuato 14 milioni di viaggi, quindi anche loro un meno 71%, no? Quindi gravi compromissioni di quelli che sono anche i mercati in partenza. E l'Italia però è rimasta tra le prime 5 mete, quindi comunque questo ci fa capire come questi sono mercati che ormai sono consolidati e diciamo che ripartiranno adesso da fine marzo alcuni voli. Per esempio, Pobeda riprenderà i voli per Milano-Bergamo dal 26 marzo e la Jet Partners fornirà appunto la condizione di voli per Albenga per 3 volte a settimana. Quindi, insomma, ci sono già delle possibilità di riapertura. Tutto ciò sempre che a questo punto la chiusura, come ci stiamo tutti aspettando, non arrivi più serrata da noi. Per quanto riguarda la Scandinavia, siamo ancora un po' lontani perché sono ancora sconsigliati i viaggi sia in Svezia che in Danimarca che in Norvegia, ma anche in Finlandia. Però anche qui, diciamo, dai sondaggi emerge che i tour operator stanno già muovendosi per la ripartenza. Quindi, per esempio, sul segmento leisure, i tour operator svedesi
vorrebbero ripartire da settembre, qualcuno uno su tre già dai mesi estivi. Gli operatori danesi pensano che si possa ripartire verso luglio e per la neve invece per la stagione 2021-2022 sono già operativi il 100% dei tour operator. Qualcosina sul mais, chiaramente da ottobre. E chiaramente le destinazioni sono comunque quelle che sappiamo consolidate, quindi Roma e Lazio, Milano, i Grandi Laghi, la Toscana, la Campania, poi vabbè, la montagna. Ecco, e quindi insomma anche i danesi invece che addirittura hanno distribuzione anche più vasta di queste mete già consolidate. Per quanto riguarda il Belgio e la Francia, allora per quanto riguarda il Belgio, se così continua, dal 19 aprile sarà rimosso il divieto dei viaggi non essenziali, quindi all'estero. Il Belgio però è contrario per esempio al passaporto vaccinale e comunque le destinazioni privilegiate per questo mercato saranno la Francia, il Belgio e l'Italia, mentre Spagna e Grecia sono un po' sotto rispetto alle nostre destinazioni. Quindi come vedrete poi da paese a paese ci sono delle differenze sostanziali. Per esempio per la costa l'Italia è preferita alla Spagna, questo anche per un discorso di maggiore sicurezza e organizzazione del nostro sistema di accoglienza. E poi vabbè, chiaramente il timore per l'aereo è ancora purtroppo molto diffuso e quindi sicuramente la scelta dell'automobile garantirà alcuni flussi, soprattutto verso le regioni del nord, quindi il Trentino Alto Adige, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Per quanto riguarda la Francia, allora c'è ancora l'obbligo dei test, quindi in realtà diciamo la Francia è ancora abbastanza simile all'Italia come destinazione, ma anche come mercato di origine. E in realtà anche gli studi ci dicono che solo diciamo, la metà dei viaggiatori francesi vorrebbero viaggiare in questo secondo semestre del 2021, però c'è anche ancora molta incertezza, anche se chi viaggerà dedicherà anche un budget maggiore rispetto al passato. E chiaramente tutte le prenotazioni, questo è il 61%, ci dice che saranno last minute, ma questo ovviamente ce lo immaginiamo. La Spagna, allora sulla Spagna la restrizione ancora è estesa fino a fine marzo, diciamo c'è ancora l'obbligo del test molecolare, quindi soprattutto dunque, per chi arriva dall'Italia, ma eccezione per chi arriva dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalla Valle d'Aosta. La riapertura avverrà tra aprile e maggio e comunque le prospettive sono ottimistiche per l'estate. Quindi hanno tenuto una conferenza stampa per confermare la fiera, no? Fitur, quindi dal 19 al 23 maggio, quindi per il momento questa è confermata. E diciamo anche l'Associazione degli Albergatori di Madrid sta lavorando per garantire diciamo, hotel riservati, autobus, proprio in maniera tale che tutta l'accoglienza sia al massimo della sicurezza sanitaria. Per quanto riguarda il Regno Unito, allora dal 17 maggio ci sarà la possibilità di fare sia viaggi interni al paese che all'estero. Certamente in base alle varie situazioni saranno decisi le richieste di vaccini e di tamponi. Ancora per tutti gli ingressi nel Regno Unito è previsto il tampone e l'isolamento per 10 giorni, soprattutto è incluso chiaramente dall'Italia. E per alcuni addirittura ancora ci sono degli obblighi di quarantena a spese proprio del turista come il Portogallo, il Brasile, gli Emirati Arabi, eccetera. Ecco, per quanto riguarda la TUI ha visto una ripartenza sulle prenotazioni, le prenotazioni estive e anche EasyJet per quanto riguarda i voli, però le destinazioni restano quelle europee, quindi ancora come vedete i movimenti rimangono all'interno dell'Europa e anche gli hotel cominceranno a riprendere le prenotazioni. Invece questo in accoglienza dal 17 maggio. Ora, le ricerche sull'Italia, da quello che vediamo da Skyscanner, sono in continuamento e siamo la terza destinazione mondiale più ricercata. Quindi comunque rimaniamo un punto saldo tra le destinazioni del turista britannico. Ovviamente poi le tendenze sono quelle più anche un po' più tradizionali, quindi l'active, il balneare, i laghi. Per cui ecco, diciamo, anche la IATA ha lavorato su un'app, infatti è stata presentata ultimamente da ITC, che si chiama appunto il passaporto vaccinale, Vaccine Passport, per la quale appunto si spera di sostituire i tamponi prima e dopo i voli.
La Svizzera e la Germania, ci avviciniamo sempre di più, ecco, sono state introdotte nuove, diciamo, un nuovo elenco per chi arriva in Svizzera dalle regioni italiane e diciamo che ci sono già diverse prenotazioni per l'Italia, soprattutto a partire dal mese di aprile, ma soprattutto per l'estate. Quindi anche qui avremo una prenotazione last minute, anche loro sappiamo che arrivano fondamentalmente verso prossimità, verso destinazioni di prossimità, quindi prevalentemente del nord Italia. Per quanto riguarda la Germania, dunque, per quanto riguarda la Germania, in realtà c'è una certa ripartenza, ma il mercato tedesco, differentemente da quanto ci si poteva aspettare, sarà fortemente orientato alle destinazioni interne. Ci sono, diciamo, dei piccoli segnali di ripartenza anche qui, però c'è anche molta competizione rispetto all'Italia con la Grecia. Quindi, infatti, vedete nelle isole di Creta, Kos, Rodos, quindi su questo ci sarà molto da attenzionare, molto da lavorare insomma, comunque stanno ripartendo anche sui voli. Quindi questa è un po' la situazione che si presenta al momento. Scusate, ecco, adesso tolgo la condivisione. Abbiamo fatto una carrellata un po' rapida, comunque questi dati ve li diamo, vi lasciamo a disposizione e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Bene, 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 grazie, grazie ancora dottoressa per questa carrellata bellissima, eccetera. Ora abbiamo ascoltato con piacere quanto la dottoressa Di Racco ci ha detto, ma vogliamo ora sentire un'altra voce molto importante, la voce di colui che da una delle regioni d'Italia a grande vocazione turistica, che è la Sicilia, ha saputo creare un brand per far conoscere a livello nazionale le strutture di Bed and Breakfast. Gian Battista Scivoletto, amministratore di bedandbreakfast.it, che ci parlerà degli aspetti positivi per il rilancio del settore. La prego, dottor Gian Battista, o Gian Battista, di essere conciso, eccetera, perché ovviamente poi c'è, diciamo, il dottor Trovato che ha tempi molto stretti. A te, Gian Battista. Grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sarò brevissimo. Qualcuno diceva che le previsioni sono sempre difficili, soprattutto quelle per il futuro, però oggi questo esercizio lo facciamo e lo facciamo basandoci su dei dati, però non dei dati legati ai viaggi e ai viaggiatori. Su quelli non c'è dubbio che una volta cessata l'emergenza, come emerge anche dagli studi e i sondaggi internazionali di Airbnb, di cui oggi abbiamo un autorevole esponente, ecco, avremo un boom nel travel. Basiamoci invece, mi voglio basare invece oggi su dei dati relativi alla percezione del momento da parte dei gestori delle strutture ricettive. Questi dati sono stati acquisiti tramite due sondaggi effettuati, uno a inizio febbraio e uno a inizio maggio. Stesso sondaggio, vediamo quali sono, qual è il momento quindi che stanno vivendo i gestori italiani. Devo dire che purtroppo la fiducia nel settore extralberghiero è ancora bassa ed è cala la fiducia del settore extralberghiero è bassa ed è calata di parecchio nel giro di un mese. Se ad inizio febbraio chi pensava che il 2021 si prospettasse meglio del 2020, questa percentuale era del 22%, dopo un mese purtroppo si è abbassata al 9,5%, quindi si è più che dimezzata, proprio perché, come abbiamo visto, tra un'intervista e l'altra è partita la terza ondata. È inoltre raddoppiata la percentuale di chi invece immagina il 2021 peggio del 2020, passata dal 15 al 30%. A inizio marzo le strutture chiuse sono il 40% e se molti a febbraio pensavano di riaprire tra marzo e aprile, oggi invece hanno posticipato la riapertura tra aprile e giugno. E probabilmente, come è saltata la Pasqua, purtroppo salteranno anche i ponti di primavera.
La metà delle strutture non ha ancora ricevuto alcuna prenotazione per il 2021. Le poche prenotazioni esistenti avvengono last minute e se i dati di febbraio sembravano indicare che giugno potesse essere un mese interessante, oggi invece c'è questo picco non c'è più e sembra spostarsi invece come immaginabile sull'estate. Io questa cosa qui la attribuisco alla recente estensione della possibilità di utilizzo del bonus vacanze a tutto l'anno. A febbraio ancora il limite di utilizzo era il 30 giugno e considerando che ancora ci sono più di 1 milione di famiglie italiane che lo hanno richiesto e non utilizzato, era normale che tentassero di redimerlo entro il 30 giugno. Adesso immaginiamo che lo sfrutteranno per l'estate, quindi in estate avremo di sicuro almeno 1.100.000 famiglie che spenderanno il bonus vacanza, almeno si spera. Ancora il 72% delle prenotazioni proviene dall'Italia e questo dato non si è assolutamente mosso fra febbraio e marzo. Come si stanno preparando le strutture ricettive? Quello che esce dai numeri è che nel 2021 si punterà con più consapevolezza alla disintermediazione e in parte anche, non so quanto a sorpresa, al cashback di Stato. I gestori di strutture ricettive extraalberghiere dichiarano di voler procedere all'attivazione di tutti quegli strumenti atti a limitare le prenotazioni su cui gravano le commissioni e in questo modo aumentando il contatto diretto con i viaggiatori e puntando anche alla clientela ricorrente. Da un mese all'altro le percentuali di risposte su questi punti rimangono sostanzialmente stabili, tranne quella sull'incremento dell'investimento pubblicitario. A distanza di un mese la propensione a investire per migliorare la propria dotazione di software tecnologica o per incrementare la pubblicità online diminuisce sensibilmente. Fra questi numeri i più interessanti sono quasi la metà delle strutture offrirà cancellazioni senza penale. Un quarto di loro è intenzionata a migliorare il proprio sito web attivando anche lì la possibilità di prenotazione immediata. Il 20% a marzo dichiara di voler diminuire le tariffe e il mese prima era il 17%. E a distanza di un mese aumenta anche che ha deciso di eliminare la richiesta di caparra. E infine il dato di cui vi parlavo, che secondo me è interessante, il 20% ha dichiarato di voler acquistare un posto fisico abilitato al cashback, il cashback di Stato, per intercettare gli 8 milioni di italiani che lo hanno attivato e offrire loro quindi un soggiorno con lo sconto pieno del 10%. Sicuramente uno strumento in più per poter aumentare i contatti diretti. Ora, il titolo del mio intervento era aspetti positivi per il rilancio del settore. Non è facile trovarne in questo momento. I numeri dicono chiaramente che se all'inizio dell'anno si sperava di intravedere la luce molto presto, questa invece si è spostata ancora un po' in avanti. Di fatto però stiamo percorrendo l'ultimo tratto di un lunghissimo e consentitemi di dirlo faticosissimo tunnel e dal momento in cui potrà iniziare nuovamente la ripresa non c'è dubbio che questa da qui ai prossimi anni sarà esplosiva. E infine di una cosa noi che siamo qua credo ci dobbiamo assicurare, che il settore extraalberghiero, soprattutto quello non imprenditoriale, non venga più ignorato come è successo in quest'anno passato. Noi lo sappiamo per la loro dimensione, localizzazione, stagionalità ma soprattutto anche il giro d'affari, la maggior parte delle strutture extraalberghiere opera in forma non imprenditoriale e lo fa in linea con la legge dello Stato che disciplina le attività saltuarie e con le leggi regionali che moltissime volte obbligano tale forma o stimolano tale forma. Nonostante fra l'altro queste attività non siano imprese propriamente dette, le tasse che pagano sono proporzionalmente
a volte superiori alle attività ricettive gestite in forma imprenditoriale. E penso allo scaglione minimo dell'IRPEF che si paga sui redditi diversi del 23%. Ma in più pagano il doppio canone RAI di cui il secondo maggiorato, pagano la SIAE, pagano in molte città la tassa sui rifiuti maggiorata. Fra l'altro, inoltre, sono strutture regolarmente censite, presentano una regolare scia, assolvono all'obbligo della segnalazione agli alloggiati, alla progetto web della polizia, segnalano i flussi turistici alla regione, insomma ce ne sono tantissime incombenze, tanto quanto le strutture imprenditoriali. Ora, il settore extraalberghiero, anche quello non imprenditoriale, che è il 70%, è quindi un pilastro dell'economia nazionale, produce parte del PIL turistico attraendo milioni di nuovi viaggiatori, così come hanno fatto le compagnie aeree low cost, e di riflesso generano un'economia capillare e diffusa che arricchisce tutto il paese. E quindi è corretto affermare, senza dubbio, che anche le strutture ricettive non imprenditoriali debbano ricevere il sostegno dello Stato. E in più, soprattutto, qualsiasi intervento per il rilancio del settore turistico le deve includere. Non può assolutamente più accadere quello che è successo con il bonus vacanze, che ha lasciato fuori dal lungo intervento al rilancio del settore turistico italiano il 70% delle strutture ricettive extraalberghiere, quelle non imprenditoriali. Quindi concludo con questo appello e vi ringrazio. Allora, grazie Giovan Battista, e grazie anche per quello che stai facendo per far nascere questa grande federazione, per dare proprio in questo particolare momento una voce unica a questo martoriato settore. Quindi grazie ancora. Sappiamo benissimo tutto quello che hai detto e stiamo lavorando noi insieme a te, eccetera, per vedere di avere o di ottenere qualche cosa. Quindi ora in perfetta, diciamo, orario e scaletta, abbiamo con noi diciamo Airbnb. Airbnb lo conoscono tutti perché nel 2017, col famoso decreto legge 50/2017, fu proprio chiamato decreto Airbnb. Abbiamo con noi, e poi è successo quello che è successo, ma oggi non siamo per fare nessuna polemica riguardo a quello che è successo. Abbiamo con noi il direttore di Airbnb, dottor Giacomo Trovato, che ringraziamo della sua partecipazione, e lui parlerà, praticamente ci ha introdotto un argomento: che gli italiani, dopo un anno di pandemia, hanno bisogno di viaggiare, hanno bisogno di questa opportunità. A lei, dottor Trovato, la parola. Sì, buongiorno, dottor Gherardi, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti. Voglio provare ad essere positivo in questa giornata, non perché la situazione non sia un po' grama, perché è chiaro che in un momento in cui per disposizione governativa non si può spostarsi nel nostro paese, o comunque i movimenti sono fortemente limitati, chiaramente Non siamo in una situazione attualmente di cui possiamo rallegrarci. Però siamo in lockdown sostanzialmente dal 9 marzo dell'anno scorso, è passato un anno, e noi vediamo alcuni segnali comunque che ci sembrano positivi, e poi dobbiamo anche riflettere un po' su che cosa la crisi, le opportunità che sono aperte da questa crisi, che ogni crisi in qualche modo trasforma. Quindi credo che sia anche un'occasione per un po' riflettere su delle nuove opportunità che questa crisi ci dà adesso, ma che ci darà anche nei prossimi anni. Abbiamo fatto un sondaggio su circa un migliaio di persone in Italia per capire un attimo il loro sentimento nei confronti del turismo. E quello che è uscito è, come già anticipava un po' lei, dottor Gherardi, questa incredibile voglia repressa di viaggiare. Abbiamo chiesto in particolare che cos'è che vi manca di più. E oggi, se ci pensiamo, noi siamo stati privati o siamo privati da tanto tempo di tante
tanti momenti a cui eravamo abituati, il viaggio sicuramente uno di questi, però anche dei momenti molto più frequenti, l'andare al ristorante, l'andare al cinema. Ecco, ci sono tutta una serie di esperienze che abbiamo perso o che abbiamo potuto vivere in misura molto minore. Quindi abbiamo chiesto, ma che cosa che vi manca di più? Diteci la singola cosa che vi manca di più. E è stata un trionfo in questa ideale classifica del desiderio di viaggio. Ecco che cosa manca di più. Circa la metà degli italiani dicono la possibilità di viaggiare è ciò che io di cui soffro di più la mancanza. Il ristorante arriva al secondo posto, e circa un quarto delle persone, il cinema sono solo il 16%. Quindi, se vogliamo, potrei utilizzare questa metafora della pentola a pressione. Le persone che vivono una situazione di lockdown ormai da tanto tempo hanno questa voglia incredibile, repressa, di viaggiare, che attende soltanto di potersi concretizzare. Le persone ricercano. Noi abbiamo visto che di questo campione circa il 44% ha già cominciato a fare delle ricerche e più della metà dice che prevede di poter prenotare la sua vacanza estiva subito dopo Pasqua. Quindi, se è una pentola a pressione, quello che noi ci aspettiamo è che nel momento in cui il governo darà il via libera in qualche modo e darà il via libera nel momento in cui il quadro epidemiologico migliorerà, e io ho colto con grande gioia comunque questo messaggio di ottimismo del presidente Draghi, che dice non siamo lontani dalla fine di questo tunnel, adesso stiamo entrando in tutta Italia in una nuova fase un po' di lockdown più stretto, però i vaccini stanno progredendo soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Siamo già arrivati sopra il 40% sugli ultra novantenni e sopra il 30% sugli ultra ottantenni, quindi le fasce più vulnerabili stiamo progredendo. Certo, possiamo andare più veloce, ma nel momento in cui si cominceranno a dispiegare anche gli effetti del vaccino, cosa che per esempio noi di Airbnb, che abbiamo una visibilità internazionale, stiamo già vedendo in certi paesi come in Israele e in misura minore negli Stati Uniti, nel momento in cui e in Inghilterra, nel momento in cui ci sarà un annuncio, noi ci aspettiamo che ci sarà una forte ripresa delle prenotazioni. È quello che è successo già e che abbiamo già visto in Inghilterra. Voi sapete che il Premier Boris Johnson ha annunciato un piano in diverse fasi di riapertura. Ebbene, nella settimana del 23 febbraio, l'ultima settimana di febbraio, quello che è successo è vedere tantissimi inglesi che si sono messi a prenotare, prevalentemente turismo domestico inglese, però è stata veramente una grossissima crescita, cioè nell'ultima settimana di febbraio rispetto alla settimana precedente le ricerche sul nostro sito sono più che triplicate rispetto alla settimana precedente. Quindi io l'abbiamo già visto anche l'anno scorso, ricorderete che a metà maggio il governo ha annunciato la riapertura nel 2020 e nel momento in cui gli italiani sono stati liberati dal dover stare a casa loro, abbiamo visto veramente una forte accelerazione delle prenotazioni. Quindi metafora della pentola a pressione, c'è questa voglia repressa di viaggiare, io sto aspettando questo annuncio con i tempi della riapertura. Questa è un po' una riflessione, collegata un po' a questa riflessione. Ascoltavo con grande attenzione i dati della dottoressa Di Racco, che parlava giustamente del turismo domestico. Ebbene, il turismo domestico è un'opportunità enorme in Italia. Se io confronto su Airbnb l'Italia con la Francia, i flussi dall'estero sono pressoché identici, ma i francesi tramite Airbnb visitano il loro paese 3 volte più degli italiani. Quindi noi abbiamo nel nostro paese un'opportunità gigantesca
di come dire, valorizzare turisticamente i viaggi domestici. Quindi io la vedo come un'opportunità e spero che quest'anno possa essere un'esplosione del turismo domestico. Quindi questa diciamo è una prima considerazione da cui volevo partire. Detto questo, ci sono però chiaramente delle considerazioni da fare su ma questo turismo che ci attendiamo come sarà diverso da quello precedente? E quindi volevo dare un po' tre spunti per provare a rispondere a questa domanda. Il primo spunto ha a che fare con la maggiore sensibilità degli italiani rispetto ad alcuni temi. Un tema assolutamente centrale è quello della sicurezza personale. Che cosa vuol dire sicurezza personale? Vuol dire distanziamento e pulizia. Circa un terzo del campione ci dice che questo è un criterio importante per prenotare una vacanza. Vuol dire quale destinazione, le destinazioni considerate più sicure verranno in questo caso privilegiati. E poi vorrà dire in molti casi anche ma qual è la situazione vaccinale della mia destinazione? È chiaro che più la popolazione di quella destinazione è coperta, più io mi sentirò in qualche modo rassicurato. Allo stesso modo, e questa la vediamo come una grossa opportunità, vediamo un grosso interesse per tutte quelle destinazioni in qualche modo più isolate, più a contatto con la natura. Quindi l'interesse prevalente che abbiamo rilevato negli italiani sono per le destinazioni di mare, però la montagna, la campagna sono relativamente più interessanti rispetto a prima, proprio perché sono associate a questa idea che è un turismo un po' più intimo, dove io potenzialmente posso andare con le persone care, posso isolarmi con le persone care, e questo è considerato uno degli aspetti diciamo più importanti della futura vacanza che voglio prenotare. Quindi ecco, questo tema della sicurezza credo che sia un tema che è un elemento su cui chiaramente le strutture che vogliono accoglierle, questi turisti, devono fare una riflessione. Noi in Airbnb abbiamo lanciato un protocollo di sanificazione e di pulizia che è stato sviluppato in partnership con alcune delle autorità sanitarie del settore, proprio perché abbiamo riconosciuto che questa era una delle condizioni importanti perché le persone potessero sentirsi rassicurate a premere quel pulsante prenota. Noi abbiamo cominciato a giugno del 2020, dottor Trovato, con alloggiare in sicurezza con i nostri protocolli. Abbiamo fatto webinar e ora li rifaremo nuovamente, perché ovviamente quelli generali che sono stati fatti dal conferenza Stato-Regioni non erano particolarmente specifici per le strutture ricettive extraalberghiere e particolarmente per i B&B eccetera. Quindi noi abbiamo personalizzato questa situazione e ora riprenderemo sempre nel mese di marzo a ripetere questo webinar per quanto riguarda i protocolli di sicurezza. Avete fatto benissimo, credo che sia stata una scelta illuminata e credo che sarà premiante. Quindi ben fatto. Chiaramente per noi è più complicato perché è la realtà, diciamo, di tante case indipendenti, spesso è fatta di tante persone e quindi abbiamo dovuto creare dei protocolli e favorire la formazione e poi l'applicazione di questi protocolli. Però è una scelta assolutamente giusta. Quindi questa è una prima considerazione. Tema della sicurezza, tema dell'isolamento è uno dei pensieri principali delle persone in questo momento. Una seconda tematica, e mi ritrovo in molte delle cose che ha detto il dottor Scivoletto prima, è noi comunque sarà un turismo nel contesto di una crisi economica. E quindi in questo contesto bisogna tenere presente sicuramente il tema del costo, perché le persone potenzialmente avranno un budget più limitato e quindi cercheranno soluzioni magari rispetto al passato in cui possano risparmiare qualche euro. Quindi
Talvolta noi quello che abbiamo visto nell'estate del 2020 è stato che si prenotavano magari delle case anche più grosse rispetto all'anno precedente, ma per poter poi condividere i costi con una comunità di viaggiatori allargata. Quindi magari si viaggiava in famiglia tutti assieme, e questa era considerata una soluzione che aiutava in realtà a ridurre i costi. Però noi la vediamo anche come una grossa opportunità, perché noi in Italia abbiamo un grosso patrimonio immobiliare che in un contesto di crisi può rappresentare un'opportunità per tante persone. Dall'inizio della pandemia a livello mondiale, quindi, noi abbiamo avuto che i nuovi host, cioè coloro che si sono affacciati per la prima volta all'ospitalità in casa, hanno guadagnato $1 miliardo. Ripeto, non è un dato italiano, è un dato globale. E tra questi ci sono 250.000 donne che con un solo annuncio, quindi non stiamo parlando di ospitalità professionale, stiamo parlando di persone che affittano la propria casa, 250.000 donne hanno guadagnato circa mezzo miliardo di dollari, nel 2020. Quindi questa è una riflessione per me interessante, nel senso che si parla molto dell'Italia come appunto un paese dove ci sono 5 milioni di seconde case, dove talvolta questo patrimonio immobiliare non è adeguatamente sfruttato. Ebbene, in una situazione di crisi noi pensiamo che questa possa rappresentare anche un'opportunità per cui tante persone possono scoprire un nuovo mestiere e quindi diventare un po' imprenditori, imprenditrici dell'ospitalità, e poi possono utilizzare i proventi anche per coprire una situazione potenzialmente difficile. Negli Stati Uniti circa il 30% degli host afferma di utilizzare i proventi per pagare l'affitto o il mutuo. Quindi sono delle entrate spesso che sono determinanti per poter arrivare a fine mese. Terzo spunto, e poi chiudo, il tema di nuovi turismi. E questa secondo me è una delle prospettive che dobbiamo come industria prepararci a cogliere. La crisi, la pandemia ha creato non soltanto un diverso modo di viaggiare, ha creato anche un diverso modo di lavorare. Tanti uffici hanno chiuso e tante persone sono state un po' forzate a lavorare da casa, questo famoso smart working. Ebbene, la domanda è: ma una volta che questa pandemia finirà, che succede? Questo smart working terminerà? Torneremo tutti allegramente negli uffici, oppure c'è qualcosa che rimarrà? Ebbene, dalle nostre indagini, circa il 40% delle persone dopo la pandemia dice che vorrebbe continuare a lavorare da remoto almeno qualche giorno alla settimana. E il 31% vorrebbe totale autonomia su dove vivere e lavorare. E una persona su due sostanzialmente sta considerando di unire vacanza e lavoro da remoto. Allora, se noi pensiamo, questa è un'opportunità che la pandemia ha portato, ma che può rappresentare un nuovo modo di, come dire, generare movimenti turistici. E quindi ci chiediamo se questa, adesso sto un po' estremizzando, è la fine del binomio casa-ufficio? Oppure stiamo andando avanti a comunque una popolazione che diventa un po' più nomade, che unisce vacanza e lavoro, va a lavorare in delle località che poi può godere in pausa pranzo oppure la sera. Questi sono secondo me degli spunti molto interessanti. Su Airbnb l'80% delle persone già oggi è disponibile ad accogliere ospiti per durate di un mese o più, e l'80% ha già impostato degli sconti per chi soggiorna per lunghi periodi. Quindi noi stiamo già vedendo che i nostri host vedono questa opportunità e stanno cominciando a prepararsi. Poi, ripeto, in questo momento, spento la pressione, queste energie non possono liberarsi,
ma nel momento in cui si potranno liberare, noi lo vediamo come un'opportunità per appunto per intercettare nuovi casi di viaggio con finalità che non sono quelle tradizionalmente turistiche. Quindi ho cercato di essere abbastanza sintetico, dottor Gherardi. Se ci sono delle domande sono felice di rispondere, però questi mi sembrano dei trend veramente che possono darci un po' uno sguardo di speranza, se non altro, sul futuro. Vorrei puntualizzare il discorso riguardo proprio a questo tipo di lavoro, turismo e lavoro insieme. È una cosa che è stata già e viene considerata nel recovery plan, dove c'è proprio un progetto e dove si sta parlando di questa situazione che diciamo è una nuova frontiera, è una cosa interessantissima, per cui diciamo quello che ha introdotto lei e quello che ci ha detto ci ha confortato, e quindi la ringraziamo ancora una volta. E quando diciamo ci sarà un'opportunità nuova per altre cose, la disturberemo per partecipare ancora una volta ai nostri webinar. Grazie dottor Trovato e buona serata. Grazie, allora, grazie a lei. Grazie. Arrivederci. Allora, nella mia introduzione ho elogiato il nuovo governo Draghi per aver finalmente istituito il Ministero del Turismo, nominando Massimo Garavaglia ministro. Il turismo deve diventare economicamente strategico per la nostra economia e quindi il prossimo passaggio dovrà essere nel programma di riforme che si prospettano e si dovranno concretizzare nel recovery plan, e quindi dal Parlamento dovrà uscire approvata la delega al governo in materia di turismo. Ce ne parla di questo il dottor Sergio Lombardi, che ha seguito da vicino l'iter di questo passaggio. A te Sergio. Buonasera a tutti, grazie Cesare, un saluto a tutti gli speaker. Io mi sono occupato di questa riforma o tentata riforma nei primi mesi del 2019, seguendola in tutte le sue fasi, quindi creando proprio una rubrica all'interno di un sito Hospitality News in cui parlavo anche delle audizioni di alcune parti qui presenti, come anche AMBA e anche Airbnb, che furono audite all'epoca nell'ambito di questa legge delega per la riforma del turismo. Io farei partire la presentazione in cui riepilogo un po' lo stato di questa riforma. E allora, voi vedete il mio schermo, vediamo se vedete la mia presentazione. Sì, sì. Allora, eccola qua. Perfetto. Mi confermi Cesare che c'è? Ok. Allora, questa era un po' la rubrica, quindi era l'osservatorio della riforma del turismo, e come vedete il periodo era metà 2019, sono già più di un anno e mezzo. Il testo, che purtroppo è fermo da luglio 2019, perché è stato approvato il 10 luglio 2019 alla Camera, è giacente dal 30 luglio 2019 al Senato. In sostanza, la premessa, la delega, il cuore della delega è in questa formula. Quindi il governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in materia di turismo. Che succede? Che con il cambio di esecutivo che è intervenuto in quei mesi e con il passaggio nel decreto crescita... Un pochino meno rimbombante perché c'è troppo rimbombo nell'audio. Abbasso il volume. Ecco, abbasso il volume. Meglio? Ok. Quindi, dicevamo, questo provvedimento è diventato meno strategico perché alcuni elementi di questo provvedimento sono stati stralciati e inseriti all'interno del decreto crescita. Mi sentite bene adesso, spero? Sì, un po' meglio. Fra cui il codice identificativo, che anche lì poi non ebbe seguito, quindi è tutta una storia fatta di stop and go. Di fatto questo decreto, o meglio questo disegno di legge, è ancora giacente.
ma comunque non avrebbe portato in tempi brevi effetti, perché prevede solo una delega e poi una serie di decreti delegati. Quindi però va riepilogato, e quindi ci sono alcuni principi presenti nell'attuale formulazione, che è stata per ora approvata da un ramo del Parlamento, in cui ci sono dei concetti di semplificazione, no? Quindi organizzare disposizioni per settori omogenei, per specifiche attività o gruppi di attività, integrare gli ambiti turistici. Quindi è apprezzabile come forma, individua anche delle categorie da sviluppare, quindi il turismo sostenibile, quello sanitario e termale, turismo rurale, altre forme di turismo, anche il turismo religioso, sportivo. Quindi il legislatore, con grande fantasia e anche coscienza della ricchezza del territorio e della potenziale offerta, ha inserito una serie di forme di turismo che andavano sviluppate. Questo è molto interessante, quindi almeno nell'ideale era prevista la semplificazione, riduzione e eliminazione degli oneri burocratici per assicurare la certezza dei tempi e la tempestività, insomma quello che leggete. E questo anche, diciamo, è rimasto sospeso, perché ciò dipende dalla mancata ancora approvazione di questa legge delega, che non si sa al momento se sarà ripresa. Per, diciamo, concludere, un'analisi sommaria di un testo di legge che comunque di 12 pagine, quindi abbastanza stringato, anche perché è una premessa ed è una delega a sviluppare poi una serie di provvedimenti mirati per ogni settore, è questa che francamente va un po' in conflitto. Quindi le parti in rosso diciamo le ho evidenziate, perché sono un po' contraddittorie fra loro. Quindi una degli auspici, o meglio delle previsioni del disegno di legge delega del turismo, era armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo nei limiti delle competenze statali, tenendo conto delle esperienze regionali maturate in materia. Capite facilmente che questo è abbastanza utopistico, o comunque si allineerà nel giro di millenni, o comunque non so con quali poteri, adunanze e maggioranze. Un cenno solo, anche fuori tema, al bonus vacanze. Scivoletto ha accennato al discorso del possibile turismo di ritorno attraverso il bonus vacanze. Qui ci sono un po' di dati, perché ci sono ancora più del 60% di bonus vacanze ancora giacenti e non ancora utilizzati. Quindi, chiudendo la presentazione, provo a chiuderla qui, ok? La possibilità che questa riforma venga ripresa tout court dal nuovo governo è abbastanza bassa. Perché? Perché c'è una specie di damnatio memoriae per quello che sono i provvedimenti di un certo governo, di una certa maggioranza, che è il Conte 1, e lo si è visto già dal punto di vista del Conte 2, quando sono stati ripresi solo alcuni elementi del codice identificativo e rinnovati ex novo, appunto, con riferimenti nuovi al nuovo Ministero del Turismo e così via. Non si sa se questo provvedimento verrà ripreso, non ci sono segnali in tal senso, ma sicuramente coerentemente con la nomina di un ministro per il coordinamento delle politiche turistiche, si lascia ben sperare per poter vedere appunto un allineamento di tutti le discipline. Dico un'ultima cosa in merito: si invoca cabina di regia o comunque semplificazioni, ma non è poi così semplice, perché resta la disciplina regionale, perché il turismo è una competenza esclusiva delle regioni a livello costituzionale. Cambiare la Costituzione in materia di turismo non è una priorità oggi, quindi ciò non avverrà in breve tempo, e potrebbe il governo proporre delle linee guida, ma vanno concordate con la conferenza Stato-Regioni. Sì, siamo perfettamente d'accordo, però vedi, la nascita del Ministero del Turismo è una cosa che era il primo passo per questa situazione. Ora, è chiaro che nel contesto costituzionale le regioni hanno la materia di turismo, ma in questo momento particolare, ovviamente, se il turismo viene dichiarato strategico, ovviamente il discorso si può cominciare a fare. Quindi non è che il governo deve togliere completamente la delega alle regioni, ma deve dare
ma deve dare una linea guida univoca, perché qui il problema è questo: delle 22 regioni italiane non c'è una legge che sia uguale all'altra. Qualcuna sì è stata fatta similare, però ognuno ci ha voluto mettere il suo. Per cui questo è un grave handicap per quanto riguarda lo sviluppo del turismo in Italia. Ed è un grave handicap anche il fatto del discorso di come operare all'interno delle regioni per poter aprire le strutture, coordinarle, eccetera. Quindi non esiste un discorso uguale in tutta Italia, non esiste questo discorso, quindi attraverso il suo app ognuno c'ha il suo portale. Ci sono regioni che hanno cercato di avere un portale univoco, cosa che non è avvenuta, ma in alcune regioni ci sono riusciti. Quindi questa deve essere le linee guida del governo per fare questo. Allora, se si fa questo, possiamo creare un discorso su tutto il territorio, avere un turismo uguale, sapere che si va in una struttura ricettiva che ha 2 stelle e non in leoni, soli e vale dicendo, e cavalli o palle, come potrebbe essere a Firenze, prendendo come classificazione le palle dello stemma dei medici, che venivano propriamente chiamate palle, ma erano pillole. Quindi ringrazio Sergio Lombardi di questa introduzione, e ovviamente passiamo, se diamo ancora diciamo, la possibilità. Ciao Sergio. Allora, volevo dire che fra l'altro Sergio è anche membro del comitato tecnico scientifico di AMBA. Ed ora dobbiamo, diciamo, nella scelta degli oratori, il nostro consiglio direttivo ha rispettato le cosiddette quote rosa e quindi ha invitato la nostra speciale delegata per la Liguria, Arianna Tomelleri, che è traine per il Sud Europa dell'azienda Epidoli De Home e che ci parlerà di aspetti positivi per il rilancio del settore. A te, Arianna. Buongiorno a tutti, grazie mille per questo invito. In realtà il mio intervento è un po', diciamo, dall'altro lato della barriera, nel senso che ho ascoltato con molto interesse tutto quello che i miei predecessori hanno detto, perché mi ritrovo moltissimo con tutti i numeri e tutte le considerazioni che appunto sono state fatte e dette. Io personalmente mi occupo della parte, diciamo, dei proprietari delle strutture, quindi il mio ruolo a livello proprio lavorativo è quello di formare i proprietari nell'accogliere le persone, quindi nel creare l'ospitalità. Quello che ho trovato molto interessante è che il Covid, nonostante le dinamiche e le problematiche che ha creato, in realtà secondo me ha portato una nuova consapevolezza, e ho sentito ripetere questa parola più volte anche dagli altri, una consapevolezza veramente importante nei padroni di casa. Questo dal mio punto di vista ha creato nella necessità anche appunto delle forme imprenditoriali e una forma appunto di lavoro importante che sta aiutando, diciamo, tutti quanti appunto a proseguire in un modo, nella speranza che poi il turismo e quindi i viaggiatori tornino ad occupare le nostre strutture. Quello che ho trovato molto interessante è che molte seconde case che negli anni sono sempre rimaste chiuse, io mi dedico un po' di più alle case vacanze perché in realtà è la parte del settore extraalberghiero che seguo, strutture extraricettive che segue in modo attivo, ha, diciamo, deciso di sfruttare un po' per le spese, un po' per tutte quelle necessità economiche che andavano a porsi, di aprire queste case per poter accogliere appunto ospiti e viaggiatori. Quello che ho trovato molto appunto importante è che tutti hanno incominciato ad essere elastici. Questo termine, diciamo, molto semplice, però effettivamente l'elasticità ha portato oggi a riuscire a lavorare decisamente in modo migliore. E ho visto anche che tutti gli argomenti trattati, tra cui la sicurezza, l'isolamento, i servizi, le nuove forme di turismo e quant'altro, effettivamente ne sono state delle svolte importanti. Il Covid, ho visto che, o comunque la pandemia in sé, ha portato anche
la necessità di reinventarsi un po'. Noi abbiamo visto che in tutte le strutture, in tutte le case dove abbiamo indirizzato i nostri proprietari con metodologie e allestimenti a volte anche molto particolari, abbiamo avuto dei risultati interessanti. Lo smart working, per esempio, come si parlava prima, è stato un po' l'evoluzione di quest'anno. Abbiamo visto che in tutte le case dove i proprietari hanno accolto angoli o piccole postazioni dedicate al lavoro, abbiamo avuto notevoli prenotazioni in più, perché magari la famiglia si trasferiva e nel mentre che la famiglia faceva, tra virgolette, una vacanza, il papà o la mamma potevano continuare a lavorare. Abbiamo visto appunto che nelle case dove sono state rispettate delle regole del green, piuttosto che appunto legate a componenti elettronici, piuttosto che al rinforzamento di alcune cose, ha portato un maggior numero e maggiori prenotazioni in più. Questo, dal mio punto di vista, porta a una riflessione importante anche, diciamo, nei piccoli imprenditori che a livello magari non del tutto imprenditoriale fanno questo lavoro, è di quello di non perdersi d'animo, perché sicuramente queste problematiche legate al viaggio andranno a terminare, e sicuramente il reinventarsi porterà e lascerà qualche strascico di buono e qualche strascico di più che positivo per il futuro. Noi diamo, diciamo, delle consulenze anche ad hoc a tutti i proprietari di strutture che vogliono capire come poter allinearsi alle richieste che ci sono adesso e come poter fare appunto per entrare in quei canali di mercato turistico nuovi che sono stati un po' modificati rispetto ai canoni diciamo tradizionali. Questo era un po' quello che volevo, insomma, portare alla voce di tutti. Fondamentalmente la Liguria è una regione che è fra monti, cielo e mare. Ovviamente è una regione privilegiata, perché ovviamente poi è fatta anche, diciamo, ad arco, e quindi prende sia la parte di Levante che la parte di Ponente. Quindi la Liguria, in un podcast che è stato pubblicato dalla regione, parla appunto delle quattro stagioni della Liguria, appunto perché ha la possibilità, come dicevi tu, di affrontare tutti, diciamo, le possibilità. Quello che in realtà io vado poi a spiegare, io seguendo il Sud Europa, diciamo, seguo la Francia, la Spagna, l'Italia, e vedo che quello che stavano anche affrontando prima alcuni miei colleghi, il fatto del ritorno all'urban, comunque al mercato domestico, è vero. Anche io ho riscontrato proprio numeri alla mano che in Francia i francesi amano moltissimo viaggiare all'interno, diciamo, della propria nazione. E questo, l'estate scorsa, nonostante la pandemia, la Liguria, per fare un esempio pratico, ha avuto il 600% di prenotazioni in più rispetto all'anno prima, nonostante tutte le problematiche che c'erano, no? Questo vuol dire che comunque la voglia, la volontà di viaggiare c'è sempre stata e continuerà ad esserci. Questa necessità, sensazione di liberarsi o sentirsi liberi sarà ancora più forte. Dobbiamo solo imparare a sfruttare meglio quello che abbiamo. E questo a volte facendo delle piccole, diciamo, migliorie, modifiche o quant'altro all'interno delle nostre strutture, che possano aiutarci ad accogliere meglio chi vuole venire da noi. Noi abbiamo visto, è una cosa abbastanza banale, però comunque che ha avuto un suo successo, che abbiamo fatto installare delle colonnine per le ricariche delle macchine elettriche in tutti i garage, perché comunque alcuni trend di mercato utilizzano oggi le macchine elettriche. Quindi abbiamo cercato, con piccoli accorgimenti, di indirizzare i proprietari al cambiamento. Questo cambiamento che quest'anno era per alcuni aspetti obbligato, ma che sicuramente, se ben strutturato, sarà un piacevole cambiamento per gli anni futuri. I protocolli, diciamo, di sicurezza Covid ci hanno obbligato a fare una sanificazione ancora più importante negli appartamenti. Abbiamo visto che molte persone che abitualmente utilizzavano alberghi o comunque facevano stosse differenti preferiscono oggi appoggiarsi a bed and breakfast, case vacanze o comunque ambienti differenti. E questo sarà un po' il nostro punto di forza
perché nonostante con, diciamo, altre federazioni c'è sempre un po' questa lotta a chi si prende il turista che arriva, quest'anno noi abbiamo proprio un'opportunità, perché la casa vacanza quest'anno ha la possibilità di farsi conoscere, di entrare finalmente in un mercato, diciamo, dell'alta qualità, perché tendenzialmente siamo sempre catalogati come un po' la scorta, comunque è quello che avanza, allora si va in strutture diverse. Invece, secondo me, quest'anno potrebbe essere proprio il nostro anno di svolta, sotto tutti gli aspetti, sia personali che appunto lavorativi. C'è da pensare, c'è da dire che la Liguria è stata, diciamo, la regione che ha dato una svolta ai lavori, nel senso che la rinascita della ricostruzione del ponte è stata, diciamo, la chiave di volta per dire in Italia che quando si vogliono fare le cose si sanno fare, e quindi praticamente deve essere presa a esempio. Quindi la Liguria deve essere presa esempio, e quello che hanno fatto le maestranze è stata una cosa eccezionale, e possiamo dire che finalmente si è ricongiunta la famosa autostrada, e quindi noi abbiamo, si può viaggiare tranquillamente, e quindi può essere nuovamente il veicolo di arrivo della parte dei turisti anche dal territorio francese, che poi si riversano nell'Italia. Grazie a voi, Arianna, intervento, e ora, diciamo, siamo arrivati al termine della situazione, e dovrebbe essere collegato con noi, vediamo, il dottor Marco Stella, che avevamo dato un appuntamento e non so se è ancora, diciamo, è collegato, ma l'appuntamento era per le 16:45, quindi, diciamo, se nell'ipotesi non è ancora collegato, io posso benissimo andare avanti e illustrarvi quelli che saranno i nuovi programmi di webinar di AMBA, che, come già accennato precedentemente insieme all'intervento del dottor Trovato, saranno proprio la ripresentazione dei protocolli per alloggiare in sicurezza, che saranno aggiornati da quelli che abbiamo già presentato per ben due volte, prima nel mese di giugno del 2020, poi ora, diciamo, recentemente a dicembre, e poi ora li ripresenteremo con tutti gli aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'accoglienza da parte dei flussi turistici esteri, di concerto con, ovviamente saranno riaggiornati di concerto con il Ministero della Salute, per quanto riguarda le provenienze dei vari turisti dalle varie parti, e quindi dall'Europa e anche da oltre Europa, e poi ovviamente faremo anche determinati altri interventi che riguarderanno esclusivamente tutto quello che è la questione fiscale, che sarà, diciamo, curata dal nostro consulente fiscale regionale Paolo Sardi, perché ci sono degli aggiornamenti da fare, soprattutto per quanto riguarda per le strutture che hanno partita IVA, per quanto riguarda le fatturazioni, gli scontrini, tutte queste cose legate, e poi ovviamente per quanto riguarda quando ripartirà il famoso discorso del bonus vacanza, che è, diciamo, che sicuramente sarà riproposto, e noi cerchiamo di fare qualcosa per poter modificarlo, perché ovviamente, come voi sapete, nel 2020 è stato un flop gigantesco, e cui, diciamo, non dobbiamo ripeterlo quest'anno. Stiamo preparando, dal punto di vista generale, anche un documento per quanto riguarda il discorso dei quelli che venivano chiamati dai governi precedenti ristori. Ora gli hanno cambiato nome, ma insomma, come si dice a Firenze e anche in molte parti d'Italia, se non è zuppa è pan bagnato. Quindi ovviamente vediamo come poter fare per poter, che ne ha anche parlato il dottor Trovato, per poter vedere di fare avere
diciamo un qualche cosa anche alle strutture ricettive che agiscono senza partita IVA, che sono tante, e noi abbiamo dato e messo anche sulle nostre, molte volte sulle nostre pagine Facebook, sia quella particolarmente quella nazionale, quando ancora c'era il governo e Franceschini era il ministro che aveva la delega al turismo, abbiamo detto che 40.000 strutture o 30.000 strutture ricettive extraalberghiere senza partita IVA sono state dimenticate. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di dare un qualche cosa, o perlomeno, se non vogliono dare qualche cosa di sussidio a queste strutture, perlomeno tolgano qualche cosa. E quello che magari potrebbe essere molto interessante sarebbe quello di avere uno sgravio da parte del pagamento del canone speciale RAI, eliminazione della SIAE, e poi anche del discorso relativo alla famosa tassa di rifiuti, che alcuni comuni la pretendono ovviamente per intero, su tutto l'intero appartamento, perché dice voi lo adibite a queste strutture ricettive, mentre poi invece una parte dell'appartamento è abitata dal gestore e l'altra è data per i turisti. E quindi ovviamente creare un qualche cosa che allevi questo, che riduca questa tassa, e soprattutto il fatto anche della considerazione che questa imposta è commisurata a tutti i 365 giorni l'anno, quando è notorio che le attività ricettive sono extraalberghiere, specialmente quelle di bed and breakfast e anche case vacanza non imprenditoriali, e sono per, diciamo, nell'arco dell'anno a attività saltuaria. Per esempio, per dire, la regione Lombardia ha 90 giorni di fermo, altri e addirittura altri comuni hanno portato questi giorni di fermo, per esempio, se non erro, Napoli a 120 giorni. Quindi diciamo che anche su questo, come ci vorrebbe una regola generale uguale, perché non ci possono essere disparità di trattamento da regione a regione e addirittura da comune a comune. Sentiamo se il nostro regista Valerio Tramontano ha notizie del collegamento con il dottor Marco Stella, che diciamo dovrebbe essere pronto per intervenire. Io l'ho visto di sfuggita nella sua immagine che passava durante l'intervento degli oratori che si sono susseguiti in questo webinar. Quindi vogliamo sentire se è pronto per il collegamento, anche perché ha, diciamo, per la sua posizione particolarmente politica, è in questo momento impegnatissimo nel Consiglio regionale della Toscana, e quindi è continuamente impegnato in tantissime colle. Quindi vorrei sentire se Valerio Tramontano, se ci sente, se ha notizie del collegamento di Marco Stella. Ora provo, diciamo, a vedere se riesco. Ci sono, ciao, salve a tutti. Allora, il dottor Stella è collegato, ma attualmente non risponde, probabilmente è impegnato in questo momento. Ecco, perché lui mi aveva detto che aveva contemporaneamente un collegamento sempre... Eccolo. Buonasera, dottor Marco, buonasera. Non c'è la questione di audio? Ecco, vediamo un po'. L'audio, per cortesia. Eccolo, senti un po' se... Senti. Che mi sente, Marco? Ora sì, è andato via tutto. Ecco. Buongiorno, ecco. Buonasera Cesare, come stai? Abbastanza bene, eravamo in pensiero perché ti avevamo visto prima di passaggio, ora ti abbiamo perso. No, ora ovviamente ci sei. So che sei in un momento frenetico e so che stai ottenendo ottimi successi, perché sono stato informato del successo che ha avuto per quanto riguarda le auto, che non c'entra niente con il turismo, ma ci può entrare perché ovviamente è nell'interesse di tutti i cittadini. Allora, dunque,
avevamo gettato le basi del tuo intervento riguardo alle famose locazioni turistiche e al famoso discorso che vengono, diciamo, bloccate dalla burocrazia e non solo. Quindi la burocrazia era un discorso per dire che non è la burocrazia che le blocca, ma ovviamente c'è persone e forze politiche che stanno contrastandole e proprio da Firenze ha avuto inizio una campagna contro le locazioni turistiche. A te Marco. È tutto dire. Allora, intanto grazie Cesare per l'invito e chiedo scusa se ho potuto ascoltare mentre stavo facendo altre riunioni parte dell'intervento che ho trovato, anzi chiedo la cortesia per le slide che sono state inviate, se potete per cortesia quelle che avete condiviso insieme a tutti mandarcele, perché possono essere un buono spunto anche per il lavoro che noi svolgiamo in Consiglio regionale. Io porto anche... No, ma scusa, viene registrato, quindi ci faremo vedere tutta l'intera registrazione. No, però ho visto all'inizio sono state proiettate delle slide che se sì, potete... Sì, ci sono anche, sì, esatto, anche quelle ci saranno inviate, grazie. Certamente. E buonasera a tutti, io porto anche il saluto del Consiglio regionale, ci tenevo ad essere presenti, al di là che come consigliere di Forza Italia, io ho fatto anche per 5 anni il vicepresidente del Consiglio regionale, mi sono occupato di turismo, fra l'altro le deleghe che io avevo in ufficio di presidenza riguardavano l'internazionalizzazione delle imprese, la partecipazione alle fiere, alle manifestazioni. Io credo tantissimo anche nell'internazionalizzazione e nella partecipazione alle fiere. Tenete conto che io ho fatto nei primi 2 anni del mio mandato da vicepresidente del Consiglio regionale quasi 40 fiere, incontrando più di 6.000 imprese. Come si fa nell'attività professionale? Io continuo ancora a svolgere la mia attività professionale, oltre alla parte politica, perché credo che si dà un buon esempio, si capisce dove siamo se si lavora. Se non si lavora, la politica diventa un po' come un pesciolino in un acquario. Tu prendi il mangiare dall'alto tutte le mattine, che sarebbero i soldi che voi versate allo Stato e che riversa a noi come stipendio. Fra l'altro un bellissimo stipendio, io non mi scordo mai di ringraziarvi e non mi scordo mai nemmeno che sono un dipendente vostro, cioè un dipendente dei cittadini, perché alla fine lo stipendio me lo pagate voi, però sei un pesciolino che non capisce quello che c'è fuori. Ho assistito a dei dibattiti surreali dove alcuni politici non sapevano cosa succedeva il 16 del mese. E allora gli abbiamo dovuto spiegare, insomma, che il 16 del mese magari qualcuno si collega online o il suo commercialista per pagare buona parte di quello che guadagna. Ecco, e io vivo in un'azienda e lavoro per un'azienda che, insomma, risente tantissimo, tantissimo della crisi. Mia moglie lavora in un settore che è un settore fermo da 1 anno e mezzo e ho tanti amici che lavorano nel turismo che ormai sono fermi da febbraio dello scorso anno. Qui si è parlato, diciamo, il focus è stato incentrato buona parte sul turismo e buona parte sulle locazioni turistiche. Mi permetto di fare anche qualche accenno su questo. Sulla parte turistica io penso questo. Da toscano e da consigliere regionale io non mi sono mai fatto una ragione del fatto che la Toscana faccia 45-46 milioni di turisti e il Veneto ne faccia 64. Quando ho posto questo elemento numerico al centro del dibattito dell'assemblea regionale, la gente mi guardava per dire: e questo che significa? No, significa che noi abbiamo l'80% del patrimonio artistico-culturale, siamo una regione che molto probabilmente da un punto di vista diciamo georeferenziato ha quasi tutto, siamo forse l'unica regione che ha montagna, che ha la campagna, e quale campagna, perché noi non voglio essere fiorentino centrico, prendo la Val d'Orcia per non prendere il Chianti, ma posso parlare del mare. Abbiamo forse uno dei mari più belli che c'è in Italia, sicuramente se non abbiamo il mare più bello abbiamo la costa più bella, ma siamo anche la regione che mette insieme la montagna intesa come stazione sciistica, e ne abbiamo addirittura due, non è che ne abbiamo una, perché abbiamo il comprensorio Avetone, ma abbiamo anche il comprensorio Amiata. Quindi abbiamo una regione dove ci può stare tutto, c'è l'enogastronomico e c'è la passeggiata con la mountain bike,
C'è la città d'arte, ma abbiamo anche la campagna, ci sono gli agriturismi, bed and breakfast, le locazioni turistiche, insomma, voglio dire, abbiamo gli Uffizi, abbiamo il Palio di Siena, abbiamo tutto quello che possiamo avere per far sì che, io non dico di essere al pari del Veneto, più del Veneto sicuramente. E allora sono andata a vedere perché il Veneto fa quei numeri. Tutti pensano a Venezia. Venezia è una parte del Veneto, altri pensano a Cortina, ma il tema vero è il Lago di Garda. Cioè il tema vero è la ricettività all'aperto sui laghi. Quello che noi non riusciamo a fare in Toscana per una legge regionale che è ingabbiata. Ed è ingabbiata anche sulle locazioni turistiche. Io sono stato uno che alla vecchia legge regionale, ancora in vigore, poi sapete bene che è stata impugnata e noi abbiamo perso, avevamo messo alcuni caposaldi con grandissima fatica, perché purtroppo la locazione turistica viene vista dal centro-sinistra come qualcosa, sono ladri, cioè chi ha una locazione turistica è un ladro, chi ha una locazione turistica è un evasore, chi ha una locazione turistica non rispetta le regole, chi ha una locazione turistica prende i turisti quasi di rimpiatto senza dir nulla a nessuno, non sapendo nemmeno loro che chi ha una locazione turistica ha degli adempimenti e degli obblighi di legge che noi abbiamo voluto inserire all'interno della legge, io trovo in maniera molto corretta, che i comuni all'interno della cornice che noi abbiamo disegnato hanno voluto inserire, credo in maniera molto, molto corretta, non fosse ultimo che ci troviamo al paradosso che abbiamo. Posso essere un po' polemico, Cesare, senza per sì, questo... Come dice la Presidentessa del Senato, ne ha facoltà. La ringrazio. Ci troviamo al paradosso che abbiamo un sindaco che prima chiude gli accordi con Airbnb per farlo diventare sostituto d'impresa, prendendo dalle locazioni turistiche sul monte complessivo dei 63 milioni di euro che arrivano dall'imposta di soggiorno più di 9 milioni di euro. L'ha fatta anche a Roma. Dopodiché dice che bisogna chiudere le locazioni turistiche individuando, non capendo niente, un numero massimo di giorni che si può mettere a disposizione per fare la locazione turistica. Non dico che le due cose non stanno insieme, dico che non si sa di cosa si sta parlando, perché se tutti i dati ci dicono pre-Covid che le due curve, quella del numero di turisti all'interno della città, quella delle notti all'interno della città e quello addirittura della permanenza media sulle notti all'interno della città, compreso le notti alberghiere, soprattutto sulle notti alberghiere, crescono in maniera esponenziale insieme, non facendo una curva, cioè la locazione turistica sale e il settore alberghiero scende, tutte le curve crescono insieme, significa che finalmente siamo riusciti a dare una risposta ad esigenze diverse, perché il cliente della locazione turistica non è il cliente del settore alberghiero, anzi la locazione turistica ha rafforzato il settore alberghiero, la locazione turistica ha fatto sì che tante piccole attività artigianali all'interno di questa città potessero rimanere vive, la locazione turistica ha mosso un indotto e un'economia che prima era un indotto che non esisteva, penso alle lavanderie che si sono riorganizzate e che invece stavano morendo, penso a chi va a fare le pulizie, penso a chi fa i check-in, penso a chi si è messo in proprio, cioè ad un'economia reale fatta da ristoranti, bar, servizi in casa, servizi di pulizie, servizi da asporto, senza contare che la locazione turistica paga le utenze per non residenziale, quindi maggiorate, che la locazione turistica paga la TIA non per residenziale, quindi maggiorata, che la locazione turistica paga la cedolare secca al 21%, ma la cedolare secca al 21% la paga, non è che è evasore, che è tenuto ad un adempimento e a degli obblighi di legge regionale e regolamenti comunali che prevedono
la comunicazione in questura, l'iscrizione all'albo, il numero, l'iscrizione al sito del Comune di Firenze, il pagamento dell'imposta di soggiorno, gli adempimenti burocratici presso i commercialisti, tutta una serie di lacci e lacciuoli tipicamente italiani, che uguali in tutta Italia, che non sviluppano l'economia dei nostri territori. Però cos'è la locazione turistica? Allora Cesare, anche qui per onestà intellettuale io le divido in due. Abbiamo assistito ad alcuni fenomeni e so che anche le associazioni che voi rappresentate, che molti di voi hanno portato all'attenzione del Consiglio regionale, fanno questo ragionamento. Ci sono società, ma lì si entra in un altro campo perché svolgono attività professionali, che gestiscono 50, 60, 20, 30, 100. A Firenze me ne risulterebbe una che gestisce 400 appartamenti, ma non ha niente a che vedere con... A Milano ce ne sono tantissime. Esatto, che non ha niente a che vedere con lo sviluppo di un altro tipo di economia che la locazione turistica ha messo in campo, che è quella fatta da l'appartamento lasciato dal nonno o dalla nonna, l'investimento fatto dal marito o dalla moglie, la moglie che ha scelto di vivere la gravidanza o di vivere accanto ai figli parte della sua giornata facendo un investimento, attingendo un mutuo, comprando un appartamento e facendo la locazione turistica, oppure uno dei due che è stato licenziato purtroppo perché la crisi economica, chi dice che comincia con il Covid, significa che non conosce gli indicatori economici di questo paese. La crisi economica inizia ormai 7 anni fa, 8 anni fa o 10 anni fa, e consentitemi di dire, e lo dico senza paura di essere smentito, che il 60% delle nostre aziende sono decotte nei bilanci, perché vivono di bilanci di cassa, senza tenere in considerazione che il bilancio delle attività commerciali, comprese le attività di somministrazione, di ristorazione, le mesticherie, non possono vivere di cassa, perché nel momento in cui il flusso di cassa si interrompe, quell'azienda è un'azienda tecnicamente fallita. Quindi noi avevamo aziende tecnicamente fallite anche prima, però abbiamo avuto la fortuna di avere uno sfogo, che era la locazione turistica. Fra l'altro devo dire che la locazione turistica, chi come me la conosce, la frequenta, la va a vedere anche per la mia attività politica, che credo giusto, bisogna andare a conoscere, sono curatissime, sono delle sciccherie, addirittura ci sono, io ti parlo di quelle gestite in attività non professionale, amici che fanno ricerca di prodotto, che fanno il kit di benvenuto, che ci mettono l'agroalimentare toscano, che lo tengono e che fanno una manutenzione incredibile, perché sanno benissimo che se vogliono essere competitivi sul mercato oggi non puoi proporre una locazione turistica che non è curata, che non è ricercata, che non sia abbinata, che non sia profumata, che non abbia il set di benvenuto, che non abbia l'acqua, che non abbia il set in bagno, che non abbia la biancheria pulita, che non abbia gli asciugamani cifrati, che non abbia il quadretto di benvenuto, che non abbia il wifi, che non abbia Netflix. Tutta una serie di accortezze che mi portano a dire, in una città difficile come questa, perché noi siamo in, come dire, appartamenti che erano lasciati in maniera vetusta, abbandonati, che sono stati presi, ristrutturati, resi decorosi, anche privi di ascensore, quindi in situazioni molto difficili, che hanno reso quegli appartamenti un abbellimento per la nostra città. Si tratta di riqualificazione immobiliare urbana. Non vi è dubbio su questo. L'altro tema, che non la voglio far lunga, perché mi piacerebbe poi, se ci sono delle domande che potete rispondere, è ci avete, consentitemi di usare questo termine, portato a fare la locazione turistica. Quando tu hai non pianificazione urbanistica di chi governa, perché le funzioni le decentri tutte, perché se tu decentri le funzioni, a quel punto che senso ha vivere in centro? Quando mi fai pagare il telepass per entrare a casa mia, quando mi dai soltanto un permesso per entrare e per parcheggiare in ZTL per residente, quando non mi consenti di mettere l'ascensore, quando non mi consenti di vivere tranquillo, quando non mi consenti di trovare parcheggio sotto casa,
quando il Despar, faccio dei nomi senza voler offendere nessuno, diciamo in generale, quando i supermercati sotto casa mi costano 3 volte di più di un supermercato che sta fuori la ZTL, quando non può venire nessuno a trovarmi, perché se mi fai la ZTL notturna, io non posso nemmeno più invitare i miei amici, e se un mio amico viene da me, mi deve mettere la macchina in garage e spende come andare a cena da Pinchiorri. Ma perché devo continuare a vivere in centro? Hanno fatto sì che noi perdiamo 12.000 residenti ogni anno. I residenti in centro, andatevela a vedere, sono, mi sembra, 15.800. Cioè 15.800 residenti all'interno del centro storico. Tra l'altro non sono nemmeno fiorentini. Non ci può stare più nessuno, tranne qualcuno che sceglie la residenza. Vorrei sapere uno che deve fare la famiglia, che deve andare al terzo piano con il passaggino e poi dove portare il bambino, che non c'è un giardino tranne che nel mezzo di 4 alberi spelacchiati. Quindi non ci sono gli asili nido, non ci sono le scuole. Poi fra l'altro, onestamente, il centro storico fa anche un po' schifo, permettetemelo di dire. Fosse tenuto meglio, gestito meglio, tutelato. Allora, noi dobbiamo, credo, lavorare tantissimo sulla riqualificazione turistica. Cioè, io dico, dobbiamo riuscire a portare il turismo di qualità. Io non sono un appassionato alle crociere, credo che non portano niente, consumano territorio e non lasciano nulla in questa città. Mentre la locazione turistica è un elemento che va assolutamente valorizzato. Non lo dico perché sono qua con voi, io sono uno che gli albergatori un pochino con me ce l'hanno, perché ho sempre pensato che le due cose potessero stare insieme e che invece la locazione turistica non va combattuta ma va valorizzata. Sei arrivato al dunque, gli albergatori. Quanto ci combattono gli albergatori e l'est alberghiero? Cosa stanno facendo? Temono le locazioni turistiche. Ma è una cosa assurda, noi ne l'abbiamo detto tante volte. Siamo tutti nella stessa barca e, come hai detto, la curva sale insieme. Per cui non sono. Allora come mai si fa una grande riunione in Palazzo Vecchio con il sindaco e si chiamano i sindaci delle città europee, fra cui Barcellona, altre cose, contro le locazioni turistiche? Qual è la loro paura? Ecco, questo è il problema. Allora, qual è la loro paura? Vedi Cesare, il sindaco di Firenze dovrebbe avere anche una consapevolezza, al di là di fare il sindaco della città più bella del mondo, e lo diceva Renzi, ma questo mi dispiace citarlo, ma è veramente il mestiere più bello del mondo fare il sindaco di Firenze, perché... Ma deve anche avere consapevolezza che è una città di 2,5 chilometri quadrati in centro storico. Non è, lui si rapporta con Barcellona, Amsterdam, Madrid, Parigi, che onestamente da un punto di vista urbanistico e di estensione territoriale sono qualcosa di diverso dalla nostra. Sì. È un pochino, Firenze è un pochino più grande del Castro Romano, quello sicuramente sì. Sì, ma si va poco lontano, Cesare. Certo, non è certo. Che ecco, siamo un quartiere di Parigi, siamo un quartiere di Barcellona. Siamo un arrondissement sicuramente. Siamo un quartiere di Madrid, quindi io penso che è sbagliata la guerra alle locazioni turistiche, e la chiudo perché il mio intervento ha portato anche via troppo tempo. Su di me potete contare con un, voglio essere anche qui estremamente chiaro, con un tema vero: chi fa attività professionale fa attività professionale. Chi fa attività extra alberghiera, locazione turistica non professionale, fa attività non professionale. Quindi vuol dire che per me rimane la cedolare secca, per me rimane tutto ciò che è previsto sino ad oggi, la comunicazione in questura, la comunicazione al comune, il pagamento dell'imposta di soggiorno. Sono uno di quello che è stato molto combattuto, era un consiglio comunale, quando c'è stato questo tema, io ho votato contro al pagamento dell'imposta di soggiorno alla locazione turistica, e perché pensavo che non fosse giusto. Oggi un po' mi sono ricreduto. Dico anche un'altra cosa, che mi dispiace vedere che 63 milioni di euro che entravano prima non andavano a beneficio del turismo, non andavano in programmazione culturale, non andavano in promozione del nostro territorio, non andavano, per esempio, avevamo trovato anche un modo, io penso era una forma giusta, era anche magari
aiutare sulla riqualificazione edilizia, per esempio gli alberghi, per quota parte, cioè quel monte lì andava messo per il turismo, non certo per pagare, lasciamo perdere, via, insomma, ci siamo capiti. Quello, ma guarda che è un discorso comune, non è solo a Firenze, dove fanno a finire i soldi delle tourist tax, eccetera, non si è mai saputo, però vanno a finire i mille rivoli delle varie amministrazioni comunali. Ovviamente ti sa benissimo che la convenzione che ha fatto Airbnb con il Comune di Firenze l'ha fatta anche con Roma, creando non pochi problemi. Quindi non solo, perché poi credo che addirittura vogliano gli acconti da Airbnb che riscuote, quindi tutto un sistema solo per prendere soldi e ovviamente per poi fagocitarli nel contesto delle amministrazioni comunali. Quindi ma la cosa più assurda è che quello che sta dicendo te riguardo a Firenze, ecco perché ci siamo chiamato anche non solo di parte, ma è un discorso generalizzato che avviene praticamente in tantissime altre città, in particolar modo a Venezia, dove diciamo si è messo mille paletti e dove si continuano a mettere paletti. Quindi questo è il problema. Si va a una cosa che ovviamente deve essere, che è stata stabilita come discorso contesto europeo, di dire sì, va bene, una liberalizzazione, ovviamente no, si comincia a dire ma ci vuole questo, ci vuole quest'altro, dovete avere questo, dovete avere quest'altro. E quindi è una cosa, e più poi tutto quello che hai detto riguarda il fatto dei pagamenti, della parte della cedolare secca, perché si deve pagare la cedolare secca, ma la cosa più assurda è che si deve pagare la cedolare secca col percepito, vale a dire su quello che paga il turista, senza tenere conto di alcun costo, e non solo, che addirittura non si può nemmeno detrarre le provvigioni dei portali OTA, e quindi si paga il 21% su quello che non si prende. In una conferenza che l'Agenzia delle Entrate ha fatto con tutti riuniti, commercialisti vari eccetera, hanno fatto una domanda: ma scusate, dice, allora se si paga il 21% ci sono quelli, si paga il 21% su non percepito, zitti come tomba, non hanno risposto i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Quindi non si sta lavorando anche per dire perlomeno fateci levare quello che non si prende. Quindi queste sono le cose assurde del nostro paese, chiaro? Su di me potete contare anche in stesura eventuale, se esiste, della nuova legge regionale. Quindi io sono a disposizione per qualsiasi cosa, su di me potete contare, perché veramente io credo che la locazione turistica sia un elemento da valorizzare, non da combattere, e potete contare su di me anche per quanto riguarda il rapporto con il governo. Bene. Ti saluto, ti ringrazio e ringrazio tutti. Io rispondo volentieri, se no ci vediamo quando volete. Perfetto, grazie ancora Marco. Allora vi saluto tutti, il nostro webinar sta per concludersi, quindi ringrazio tutti i partecipanti e tutto quanto, e attenzione perché è stato completamente registrato, quindi quando si potrà rivedere nelle modalità e ve lo faremo sapere sul nostro sito e sulle pagine Facebook. Signori e signori, buonasera e buona continuazione di serata. Cesare Gherardi da Amba, con la come quando chiudo dico Amba è sempre con te. Salute a tutti, buona serata.